INBIO, Istituto di Medicina Biologica. INBIO è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. INBIO offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. INBIO si trova a Milano, in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Il programma è presentato da Alcat Test Italia, il test sulle intolleranze alimentari, www.alcat.it. Ritrovati a questo nuovo approfondimento della salute vien mangiando. Oggi parleremo e approfondiremo il tema dell'intolleranza al nickel, di cui purtroppo soffrono molte persone. Allora vi presento subito i nostri ospiti in studio, la dottoressa Jessica Barbieri, biologa nutrizionista, ben ritrovata. Un saluto a tutti, grazie. E la nostra inviata in cucina, Tiziana Colombo, che sempre vediamo appunto nelle cucine per presentare le ricette della nostra trasmissione La Salute Vien Mangiando, ma anche food blogger e autrice di libri. Iniziamo subito con qualche informazione scientifica e domandiamo alla nostra dottoressa Barbieri che cos'è il nickel e dove lo possiamo trovare. Il nickel è un metallo pesante di colore bianco-argenteo che fa parte del gruppo del ferro e viene principalmente utilizzato dall'industria manufatturiera, quindi lo troviamo per esempio nella fibbia delle cinture, nella bigiotteria che utilizza le donne, in alcuni cinturini degli orologi, in molti utensili da cucina. Per cui è abbastanza diffuso nella vita quotidiana. Lo troviamo anche nel terreno, quindi nel sottosuolo, e disciolto nelle acque. Da qui il collegamento tra nickel e nickel alimentazione e intolleranza al nickel, perché lo si trova in molti vegetali e in molti pesci che vivono in acqua. Quindi c'è differenza tra intolleranza e allergia? Ci possono essere... Sì, è differente. In generale il concetto di allergia è totalmente diverso dal concetto di intolleranza e quindi stessa cosa vale in particolare se parliamo del nickel. L'allergia prevede un meccanismo fisiologico ed immunitario completamente diverso che può portare nella peggiore dei casi ad uno shock anafilattico, quindi una reazione molto forte da parte del sistema immunitario, per dirlo con parole semplici, mentre l'intolleranza non dà mai reazioni così tra virgolette pericolose, ma disturbi che si cronicizzano, quindi mal di testa, nausea, tutti quei disturbi che molti di noi si ritrovano tutti i giorni e non sanno a chi rivolgersi e cosa fare. Ecco, parliamo appunto dei sintomi, di quello che può provocare appunto un'intolleranza al nickel. La nostra Tiziana Colombo ne sa qualcosa, vero? Purtroppo sì. Io lo chiamo maledetto nickel, sappilo, perché ecco, mi ha cambiato la vita. Come è nata questa tua... Allora, innanzitutto io mi sono ritrovata sia allergica che intollerante al nickel, quindi ho dovuto affrontarla sotto tutti e due gli aspetti. Ecco, allora ti fermo subito un attimo. È possibile essere sia allergici che intolleranti? Sì, senz'altro. Sono molti casi di allergia, quindi di pazienti che hanno reazioni cutanee a contatto con il nickel e che presentano allo stesso tempo un'intolleranza alimentare al nickel. Bene, abbiamo imparato appunto una nuova cosa. Purtroppo sì, ma averle tutte e due è il colmo. Ecco. Comunque, vabbè. Io ho incominciato ad avere disturbi come l'asma, la colite, il mal di testa, sintomi se vuoi banali, sintomi che possono essere tranquillamente confondibili con tante patologie. Per cui andavo dal mio medico e non sapeva mai definire che cos'era, mi dava della stressata, cioè ero sempre stressata per tutti. Oddio, non sono un temperamento quieto, quindi lo stress ci sta, però... Caspita, c'era sempre stress, finché ho fatto una miriade di test di tutte le qualità, ma nessuno mi riusciva a diagnosticare che era intolleranza al nickel, finché non ho incontrato Alcatest.
Infatti quando sono andata da professor Di Fede e poi dalla dottoressa Barbieri, che è stata la mia nutrizionista, mi ha aiutato a risolvere il problema, il primo alimento che mi è stato tolto è stato il più innocuo, se vuoi, che è stata la patata. Ecco, la patata perché? La patata è tra gli alimenti ad alto concentrato di nichel. Diciamo che purtroppo, appunto, come ho detto prima, ritrovandolo nel sottosuolo e nel disciolto nelle acque, lo si ritrova poi in molti, tantissimi alimenti. Ci sono poi alimenti classificati ad alta concentrazione di nichel e tra questi troviamo appunto la patata, la liquirizia, il cacao, quindi attenzione al cioccolato per chi è intollerante al nichel, nei legumi, principalmente nelle lenticchie, nella frutta secca, la carota, eccetera, eccetera. Ce n'è un elenco vastissimo. E da qui l'idea di dare una mano a Tiziana a scrivere il suo libro. Tiziana lo ha fatto, l'ha proposto e credo che sia utilissimo per i pazienti, perché quando ci si ritrova un'intolleranza al nichel e il nutrizionista dà l'elenco di alimenti contenenti nichel, la reazione del paziente è: e adesso cosa faccio e cosa mangio? Tiziana lo sa. Sì, infatti io proprio quando uscì dallo studio del professor Di Fede dissi: vabbè, vado a casa, apro il frigo, qualcosa troverò. Arrivai a casa, questo no, rimase un uovo. Ecco. Un uovo. Adesso cosa faccio? Invece poi adagio, sempre per curiosità, ho scoperto qualche alimento in più. Ecco, tra poco ce lo racconti. Lei ha parlato della sua esperienza, come è arrivata appunto a conoscenza di questa intolleranza alimentare, ma come si diagnostica, come si arriva a capire di averla appunto? Distinguiamo innanzitutto, come abbiamo fatto prima, per il concetto di intolleranza ed allergia, stessa cosa vale per il metodo di diagnosi. Se i sintomi sono reazioni immediate, tipiche da allergia, allora bisogna rivolgersi ai test secondo il consiglio dello specialista allergologo, ad esempio, quindi effettuare i test allergologici. Se i sintomi invece, secondo lo specialista, sono più da intolleranza alimentare, allora è il caso di effettuare uno dei test di intolleranza. In particolare Tiziana ha risolto i suoi problemi rivolgendosi al nostro istituto. Noi effettuiamo l'ALCAT test, che è un prelievo di sangue. È possibile farlo dalla mattina alla sera senza alcun digiuno, ed è un test che dà poi un quadro su quello che è il grado di intolleranza, perché dà uno schema preciso con il grado di intolleranza, che può essere minimo, quindi un'intolleranza bassa, media o alta. Si fa poi un'interpretazione da parte dello specialista sui dati. I dati vengono analizzati, quindi il campione sanguigno viene analizzato in laboratorio mettendo a contatto la sostanza dei vari gruppi alimentari, quindi le sostanze relative ai vari gruppi alimentari a contatto con un tipo di globuli bianchi del sangue, e a seconda della reazione che si ha, cioè se questi globuli, questa famiglia di globuli bianchi subisce delle modificazioni in numero e in forma, si risulta, diciamo, questo il risultato sarà positivo. A questo punto il referto torna allo specialista, che darà indicazioni alimentari al paziente. Ecco, appunto, come si può risolvere il problema? Se si può risolvere, la tua esperienza personale qual è stata? Guarda, io ti dico che io sono felicissima di aver fatto questo test, perché dopo aver girato per 4 anni non riuscivano a capire che cos'era, perché una volta diagnosticato mi hanno tolto gli alimenti, quelli che al mio corpo facevano più male, e nel giro di 6 mesi mi sono scomparsi tutti i sintomi, dall'asma alla diarrea, al mal di testa, la stanchezza. Cioè, ho tolto anche proprio tutti i medicinali che avevo sul mio comodino, perché io prendevo il cortisone, per cui insomma 4 anni di cortisone mi pesavano. Però adesso con un'adeguata alimentazione io sto molto bene e non prendo proprio nessun tipo di medicina. Ecco, prima hai detto che hai dovuto rinunciare a diversi alimenti. Purtroppo sì. Quello che mi pesa di più di tutti, devo dirti la verità, è il pomodoro, perché a me piaceva moltissimo, però vabbè, mi ci sono abituato, oramai lo mangio pochissimo. I funghi,
mi mancano, anche lì li mangio pochissimo, però alla fine ho riscoperto dei prodotti che non conoscevo, tipo la quinoa. Io non la conoscevo proprio, era un alimento, non era mai entrato nella mia cucina. L'amaranto. Che è stata anche nelle nostre ricette. Esatto, no? L'amaranto, sì. Un altro alimento, il lupino, il miglio, che non si può mangiare se non in pochissime dosi. Comunque, cioè, ti cambia la vita, non ce n'è. Guarda, io dico che quando ti ritrovi intollerante al nickel, prendi la strada per un nuovo stile di vita. Ecco, su questo stile di vita tu hai scritto anche un libro. Assolutamente sì, ma proprio è nato da questa esigenza, perché quando esci da quello studio, comunque esci, che ti diagnosticano l'intolleranza, davvero non sai più cosa mangiare, cioè ti cade il mondo addosso. Certo. Era demoralizzata. Immagino. Insomma, non puoi più mangiare i vegetali, sono 7-8 quelli che puoi mangiare. Pesci ne puoi mangiare pochissimi. L'unica limitazione non c'è nella carne, ma per il resto frutta e verdura. Insomma, capisci che uno che è abituato a mangiare come mangiamo noi, poi con la dieta mediterranea, dice adesso cosa mangio da domani? E quindi in questo libro che cosa ho troviamo? Ho messo 111 ricette e tra l'altro sono riuscita a fare anche le lasagne per gli intolleranti al nickel. L'ho sostituita col peperone, col sugo di peperone anziché col sugo di pomodoro. Però, quindi è necessario trovare sempre delle sostituzioni. Assolutamente, sì, però sono poche per il nickel. C'è una dieta a rotazione che poi però magari può spiegare bene Jessica. Però sta meglio, eh. Quindi questa dieta a rotazione che nomina Tiziana, appunto. Ah, la dieta a rotazione che nomina Tiziana è, diciamo, il da farsi in seguito alla diagnosi di intolleranza al nickel. Quindi volevo precisare che il risultato da parte del test ALCAT è un risultato oggettivo e reale, perché l'analisi dei dati avviene in modo computerizzato e quindi non è operatore dipendente. A quel punto si fa una dieta di eliminazione, ma parziale, non totale, quindi si lasciano dei momenti liberi durante la settimana nella prima fase, e dopodiché si reintroduce pian piano il gruppo alimentare, in questo caso il gruppo del nickel che è stato eliminato, e si chiama appunto dieta a rotazione, eliminazione e regolare e controllata reintroduzione degli alimenti. Quindi questi alimenti non vanno eliminati definitivamente? Non vanno eliminati del tutto, neanche all'inizio, e piano piano si riuscirà a far rientrare i sintomi, e lo scopo è proprio quello, recuperare la tolleranza perduta e riuscire a reintrodurre piano piano gli alimenti parzialmente eliminati all'inizio. Ecco, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Peccato, avresti voluto dire tante altre esatto, cose. Esatto, per aiutare le persone come me, sì. Un ultimo messaggio che vuoi lanciare? Di variare molto l'alimentazione per evitare di diventare intollerante al nickel e di non fare come me. Quindi una dieta varia ed equilibrata, esatto. Parola d'ordine. Assolutamente. Bene, io ringrazio i miei ospiti, la nostra inviata Tiziana Colombo e la dottoressa Barbieri, per essere state con noi. Grazie e appuntamento alla prossima pillola della salute Vien Mangiando. Arrivederci. Il programma è stato offerto da Nonna Paperina, il blog sulle intolleranze alimentari, www.nonnapaperina.it. Inbio, istituto di medicina biologica. Inbio è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. Inbio offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. Inbio si trova a Milano, in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it.